quindi non è che è stata una mia mancanza di rispetto dell'istituzione, proprio sono arrivato tardi, però in questa sala a questo punto il maestro Napoli, direttore del conservatorio, mi chiamò e mi chiese se avevo mai pensato di dirigere. Proprio qui. Io stavo così in piedi, perché come dicevo prima, allora la disciplina nelle scuole era molto, si stava come davanti al direttore. Si è mai pensato di dirigere? No, provo. E così nacque tutto. In questa un posto magico, sicuramente. Ma questo è uno dei più grandi luoghi del mondo. C'è solamente un errore, che è ancora biblioteca scolastica, la biblioteca del Conservatorio di Napoli. Si chiama così? No, è un errore, perché questa è una delle più grandi biblioteche al mondo. Quindi i musicologi che vengono da Tokyo o da New York o da Washington non devono passare attraverso le strettoie della biblioteca scolastica, deve essere biblioteca nazionale, internazionale. Questa è una delle più grandi biblioteche al mondo, al mondo. Mi ricordo tanti anni fa con Dire Guagliò che non c'era niente, cioè non c'erano tutte le cose che possono state fatte oggi è una biblioteca, ma allora si andava in fumo, parlo 1957-58-59, il mondo ci avrebbe ucciso, perché qui c'è tutto il patrimonio del 600 e del 700 napoletano, cioè quello che ha tutto quello che poi ha insegnato al mondo, nel mondo della musica, e qui sia come libri che come strumenti, no? C'è questo clavicembalo del 600. Sì, ma la cosa che più grandiosa sono le partiture, sono i manoscritti, manoscritti di Cifarosa, Paisiello, Traetta, Spontini, cose eccetera eccetera. Che andrebbero anche tutelati, perché col tempo le partiture, l'inchiostro in effetti può distruggere. Ma c'è una conservazione. Noi abbiamo fatto una digitalizzazione della però è parziale, adesso avrebbe terminato il lavoro. Cioè, sì. Cioè come c'è la Biblioteca Nazionale di Washington, questa o la Biblioteca del Musikverein di Vienna, questo è allo stesso livello, se non di più. Un luogo magico, dopo si parla più del San Carlo, ma invece non, cioè voglio dire, non sono sullo stesso livello. Il San Carlo è il teatro più bello del mondo dal punto di vista di bellezza, ed è il teatro che nasce nel 1737, quindi è un teatro all'italiana antichissimo, e c'è una storia. Quale teatro al mondo ha avuto Rossini e Donizetti come direttori artistici? Non c'è nessuno al mondo, però naturalmente quindi il legame San Carlo questo e altre istituzioni musicali o culturali farebbero di Napoli veramente la capitale. Belle arti. Napoli è la capitale della musica, lo è di fatto. Sì, ma come io ho detto mille volte, noi siamo non più il paese della musica, siamo il paese della storia della musica. Perché nel mondo, cara mia signora, io che giro il mondo ogni giorno, non ci considerano più il paese della musica. Il paese della musica viene considerata la Germania e l'Austria. E noi che abbiamo una storia più lunga, ce la siamo fatta sfuggire di là. È più importante. Allora, pensi anche Monteverdi, lo fanno gli inglesi, gli olandesi e tutta questa gente qui, ma Monteverdi parla di recitar cantando, cioè la prima ragione è la recitazione. Ora la recitazione deve essere basata sull'articolazione perfetta della nostra lingua. E allora quando uno dice Monteverdi, che facciamo la incoronazione di Poppia, io sono musicista, però insomma non bisogna sempre della colpa. Non è mia, quella di Martucci. Magari Martucci. Non lo doveva dire. Vediamo se. Perché adesso sono mi arresti. Una volta magistrato, sempre magistrato. No, ma questa sa quanto vale questa. Sì, infatti ho detto non la prendi, non, detto non c'è prezzo. Se non c'è prezzo significa che non vale. No, sì, la ci facciamo una foto la bacchetta di Martucci. Sì, grazie. Vale. Aspetta che mi tolgo. Facciamo fare una foto. Sì, fate la foto voi. Dove metto io? Dai. Signora, per me. E la dire. Due signori sono al fianco là. Come si finisce la musica? Chissà perché, neanche tu dice sorridici. Grazie. Bene, vogliamo andare.